Aggiornamento sull'RGTA Box di iJoy. Ciao da Gianluca, questa sera un veloce aggiornamento sull'RGTA Box che mi è stato chiesto da alcuni amici che stavano seguendo questo prodotto. Bene, vado subito al dunque. L'uso mio è stato intensivo. Pochi giorni ancora, ma la sto usando e la sto spremendo. Per ora funziona ancora bene. Ho cambiato parecchie resistenze, continua a funzionare bene. Il consumo del liquido ovviamente è piuttosto importante, un po' come ci si aspetta da un insieme, un kit da cold chasing, comunque che questo sia un dripper o che sia alimentata da sotto o che sia un sistema bottom feeder, comunque se sopra abbiamo un atomizzatore da cold chasing, il consumo del liquido sarà sempre importante. La sistemazione delle coil, ok, ho fatto parecchie coil diverse, ho fatto coil più cattive con fili più grossi, ho montato delle Clapton, ho fatto delle resistenze più leggere con fili più piccoli, non ho trovato particolari difficoltà. Per quanto riguarda la sistemazione del cotone, sia che il cotone sia un pochino più abbondante, sia che il cotone sia un po' più scarso o che i baffetti, che andranno a pescare nel serbatoio siano un pochino più lunghi o un pochino più corti, non mi ha cambiato la resa e comunque si è alimentato sempre bene anche con i baffi appena appena entrati dentro il serbatoio. Quindi direi che da questo lato qui perdona molto. Una cosa che mi premeva far vedere, che poi mi ha dato la motivazione per fare questo video veloce di aggiornamento, per quanto riguarda la perdita, perché amici mi hanno detto: beh, sì, ok, comoda, grande, contiene tanto liquido, le batterie non le consuma troppo, però se mi si rovescia in tasca accidentalmente perde, perché comunque il serbatoio è sotto. Sì, ok, se la lasciate un'ora rovesciata, probabilmente sì. Ma si capovolge accidentalmente nella nostra tasca, il tempo che ce ne accorgiamo è relativamente breve, non avremo perdite e volevo darvi una dimostrazione di questo. Ok, spero che siete riusciti a vedere, non ci sono perdite, perciò se rimaniamo in un tempo ragionevolmente breve e ci accorgiamo che ci serve sciata in tasca, non avremo fatto disastri, a patto che il cotone sia sistemato bene e che vada a riempire le sue zone dove va collocato. Non avrete perdite, non avrete sorprese sgradite. Un'altra cosa che ci tengo a farvi vedere è che anche dopo averla tenuta rovesciata, come abbiamo fatto per questo test, la box si continua a alimentare in maniera normale. Questo era quello che mi premeva farvi vedere, questo lungo test che sto facendo a questo device sta continuando e sta dando buoni esiti. Basta, sarà mia premura informarvi se vedrò qualche difettosità conclamata e non data da qualche mio errore di montaggio, resistenze o altro. Per ora non ho altro da dirvi, però mi premeva farvi vedere questo discorso delle perdite, che è stata la domanda che ho ricevuto con più insistenza su questa pseudo problematica che, come avete visto, non esiste. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!